Siamo in compagnia del presidente nazionale della WISP, Vincenzo Manco. Oggi è un appuntamento importantissimo perché si affronterà, così come abbiamo magari fatto ieri su altri aspetti, si affronteranno queste due grandi riforme che ci sono sul tavolo del governo, perché ancora attendiamo il decreto attuativo: riforma del terzo settore e riforma dello sport. I punti di forza e i punti invece di debolezza di queste due, secondo te, presidente? Allora, intanto ringrazio l'US ACLI per questo invito, perché è un'opportunità in più che fornisce ai quattro enti che da tempo stanno condividendo un percorso, quindi US ACLI, PGS, CSI e WISP, l'opportunità di poter approfondire appunto questi temi. Per quanto ci riguarda, io credo che entrambe debbano essere intanto utilizzate come grandi opportunità per le ASD e per il sistema sportivo di base, quello che viene definito lo sport per tutti e lo sport sociale. È evidente che da una parte, cioè sul fronte della riforma del terzo settore, noi abbiamo ancora bisogno di interventi che possano armonizzare il terreno, diciamo, relativo alla normativa legata al sistema sportivo, e quello che invece ancora manca in termini di decreti attuativi, di circolari, di interventi normativi, quello che spesso, diciamo, sottolinea il dottor Gabriele Sepio e che ho visto anche oggi, diciamo, nei vostri lavori. Invece noi dobbiamo stare molto attenti a capire il ruolo che giochiamo di fronte ai decreti attuativi che riguardano la legge delega sul riordino del sistema sportivo. Ripeto, una grande opportunità, un lavoro che si apre, e qui la promozione sportiva, lo sport sociale deve, diciamo, utilizzare tutte le intelligenze che ha per dare una svolta vera in questo paese e valorizzare ciò che davvero c'è sul territorio. Ieri la sottosegretario al Ministero del Lavoro ha dato ampia disponibilità nel coinvolgimento proprio degli enti per quanto riguarda i decreti attuativi che saranno sul tavolo del Ministero del Lavoro. Però qualche minuto fa si è parlato anche di fisco, e lì le paure dei dirigenti di base sono state tante. Come si può affrontare? Addirittura alcuni rinunciano a fare i presidenti perché ci sono troppe preoccupazioni. È un consiglio, un qualcosa, è così? Dobbiamo cambiare culturalmente anche la nostra impostazione? Io credo che noi bisogna ancora spingere in avanti su un cambio culturale. Questo riguarda i dirigenti apicali, quindi a cominciare dal sottoscritto, che devono, ripeto, appunto con intelligenza guardare più al futuro. Noi patiamo negli anni interventi sulla fiscalità piuttosto che sul tema del riordino dell'ordinamento sportivo. Ecco perché noi come WISP riteniamo una grande opportunità il tema della riforma. Ringrazio particolarmente la sottosegretaria Francesca Puglisi, che conosco da tempo e che è stata anche sostenitrice di tante nostre battaglie culturali e politiche rispetto a quello che erano anche provvedimenti, diciamo, parlamentari. Io credo che lo stesso articolato della riforma, che indica quelli che possono essere, certo dal punto di vista dell'impianto non attuativo, quindi lo andremo a vedere, interventi sulla semplificazione amministrativa. Credo che sul tema semplificazione amministrativa noi dobbiamo essere capaci di incrociare anche il terreno della fiscalità e non rendere pesante, come purtroppo lo è diventato oggi, la quotidianità di tutti i dirigenti, che al 95% sono assolutamente volontari, visto che la definizione di volontario è stata anche data dalla riforma del terzo settore, e noi dobbiamo creare le condizioni in fase attuativa nel rapporto appunto con il governo, trattandosi appunto di legge delega, e con il Parlamento, per poter adesso, diciamo, portare a casa ciò che possa sollevare il movimento sportivo di base e quindi permettere a tanti giovani, io direi a tutti i cittadini da 0 a 90 anni, la possibilità attraverso la pratica sportiva di costruire benessere in questo paese. Stiamo aprendo una finestra sul futuro, bene che finalmente anche il sistema sportivo, complessivamente inteso, sia stato portato a misurarsi su questo terreno. Buon lavoro. Grazie, grazie anche a voi.